Mi chiamo Concita De Gregorio e scrivo, faccio la scrittrice di libri, giornale, scrivo per il cinema, per il teatro e per la televisione. E in questo periodo ho un programma in TV che ho scritto appunto, che si chiama Fuori Roma, e ho presentato un film alla Mostra del Cinema di Venezia che si intitola Lievito Madre, le ragazze del secolo scorso, che è il frutto di 4 anni di ascolto di 1000 donne italiane. Ma quando Irene Dionigio mi ha chiamato per chiedermi se volevo partecipare alla giuria del concorso, è stata intanto una bellissima occasione per risentirci, perché io avevo scritto di lei e del suo film quando il film fu appunto presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, che normalmente seguo per lavoro. Quindi è stata un'occasione straordinaria per ritrovare Irene, che ricordavo come regista debuttante, quindi non avendo seguito il suo percorso, non sapevo che era stata nominata alla guida del Lovers, che invece io ho sempre seguito con grande attenzione, per una mia passione per il cinema e per le persone, per gli esseri umani, che quindi in Lovers trova la sua, diciamo, il suo matrimonio ideale, no? Il cinema e l'identità, la natura delle relazioni, chi siamo, come siamo, in quanti modi possiamo essere, quale posto è dato a ciascuno. Perciò ho accettato immediatamente con grande entusiasmo e sono veramente felice di averlo fatto, perché i film che ho visto, sono davvero sorprendenti, alcuni, altri proprio solo molto belli, e altri ancora interessanti. Ma il cinema è un altro modo per fare da mezzo di trasporto tra chi vede le cose e chi le vede attraverso chi le vede, no? Cioè io mi sono sempre considerata, avrei ambito ad essere invisibile ed essere una funicolare, una teleferica, cioè qualcuno che porta ciò che vede a valle, a chi non lo vede, lo racconta, una raccontatrice. I mezzi attraverso cui tu racconti quello che hai visto sono declinazioni, che cambiano naturalmente il modo in cui, ti spieghi, se qualcosa lo scrivi in un giornale o in un libro, o se lo dici di fronte a una telecamera, o se lo racconti attraverso il cinema, ma l'intenzione è la stessa. Quindi nel corso del tempo, essendomi io specializzata nella scrittura su carta, direi, mi sono prima adattata e con grandissimo entusiasmo ai tempi, della rete. E qui voglio dire che sulla rete cambiano i tempi, ma non cambia la qualità dei contenuti. Anche il computer è un elettrodomestico, no? È come un frigorifero. Non puoi dire che il frigorifero in sé è buono o è cattivo, sono le pietanze che tu conservi nel frigorifero ad essere buone o cattive. Quindi la rete come mezzo di trasporto trasporta quello che tu ci metti dentro. Allora la mia intenzione è sempre stata quella di mantenere, il mio modo di lavorare, che è un modo fatto di, tempo, costanza, approfondimento, serietà, e poi leggerezza solo nel momento della restituzione, in modo tale che sia apparentemente lieve quello che trasmetti, ma nella realtà frutto di appunto anni di ricerca e di studio. E quindi mi sono prima appassionata alla rete, e poi attraverso la rete, le 1000 interviste delle 1000 donne italiane sono andate prima in rete, in un progetto lungo un anno che si chiamava Cosa pensano le ragazze. Poi da queste 1000 interviste, che erano 1000 ore di girato, abbiamo preso con Esmeralda Calabria, che è una straordinaria regista, montatrice, forse una delle migliori montatrici del cinema italiano, abbiamo preso Le ragazze del secolo scorso e abbiamo lavorato a una struttura narrativa, che realizzasse appunto il sogno della nostra invisibilità, cioè toglierci di mezzo e lasciare tutto lo spazio all'oggetto dell'osservazione, un po' come fa Wiseman, no? Nei suoi documentari, che però sono lunghissimi, il nostro non poteva essere così lungo perché non siamo Wiseman. Abbiamo concentrato in un'ora, montando come materiale di repertorio i nostri filmini di famiglia, quindi utilizzando anche un materiale, diciamo, non convenzionale.
Oppure che sta diventando convenzionale, ma che per noi era un modo per creare una cerniera tra generazioni diverse, le nonne, le madri, noi. Beh, il tema dell'identità è quello su cui lavoro ormai da anni, da 5-6 anni mi sono dedicata prevalentemente al tema dell'identità, prima con l'analisi di ascolto delle donne italiane, con il film Lievito Madre, poi con un libro sull'autoritratto in fotografia, tutto al femminile, che si intitola Chi sono io, che ha pubblicato una casa editrice di fotografia da contrasto, dove attraverso la conversazione con cinque grandi giovani fotografe italiane provo a capire qualcosa di più sul tema dell'identità e della reputazione, che mi sembra il grande tema del nostro tempo, no? Chi sono io secondo me, chi mi sento di essere e chi sono io secondo gli altri, come mi chiamano, come mi nominano. E quanto la reputazione diventa un'aspettativa sociale alla quale poi io stesso mi conformo, cioè quanto incida e insista sull'identità, quanto l'identità finisca per essere condizionata da come io penso di dover essere, da quanto penso di dover aderire a quello che gli altri si aspettano, sia quello che gli altri si aspettano che io sia. Insomma, questo è un tema che riguarda le donne, ma riguarda tutti, riguarda l'identità. Io ne parlo molto spesso con i ragazzi, ho sempre un figlio adolescente, da anni, arriva sempre un figlio adolescente. Adesso l'ultimo, il quarto figlio è adolescente e con lui il tema dell'identità, anche di genere, di come ti chiami tu, chi ti senti di essere e quanto è importante la reputazione, come si costruisce la reputazione, quindi la distanza per esempio che passa in fotografia, nel cinema, tra l'autorappresentazione artistica, diciamo così, e un selfie, che è quello che noi facciamo costantemente tutti i giorni. Qual è la differenza fra un autoritratto e un selfie? Dove va a finire l'occhio e cosa cerca, soprattutto qual è l'intenzione, no? E credo che l'intenzione di un selfie sia quella di accrescere la propria popolarità attraverso la reputazione. E però, insomma, è un discorso un po' lungo, ma molto interessante per me, cioè l'identità si costruisce nella relazione reale con un altro, mentre tu mi giudichi, io ti giudico, mentre tu mi vedi, io ti vedo. L'identità che si forgia di fronte a una platea anonima, che ti vede ma che tu non vedi, risente molto di più dei processi imitativi, perché di fronte a una platea anonima l'unico modo per essere popolare e quindi avere una buona reputazione è somigliare a qualcuno che è già popolare, perché io non posso piacere a chi non so, chi non conosco, se non lo conosco, e quindi l'unica cosa che posso fare è imitare le modalità standard della costruzione di una popolarità e quindi in un processo omologativo molto, molto pericoloso e anche molto dannoso per la sempre diversa peculiarità individuale, per l'originalità, per la unicità, spesso indefinibile delle persone.